Un saluto a tutti voi, ben ritrovati. Oggi con me per l'ultimo video della settimana, prima di salutarci per le vacanze di Pasqua, colgo già l'occasione per farvi i miei migliori auguri di una serena Pasqua, Pasquetta, e poi vi aspetto martedì di nuovo sui mercati, perché ci sarà anche da lunedì, perché lunedì il mercato americano è aperto. E oggi facciamo ancora una volta il punto della situazione su tutti i titoli del FTSE MIB, ce li vediamo uno per uno e oggi a maggior ragione perché la settimana è corta, oggi si chiude, quindi abbiamo i dati ufficiali, definitivi del settimanale, del mese di marzo e anche del primo trimestre dell'anno che, manco a dirlo, è stato un trimestre davvero da record per tutti i principali listini mondiali, eccezione fatta direi per le borse cinesi, per i listini cinesi, e è stato un primo trimestre dell'anno che, nello specifico, per quanto riguarda il nostro listino principale, FTSE MIB, abbiamo avuto un rialzo che sfiora il 14%, in gran parte, è vero, guidato dai titoli bancari, ma come vedremo tra poco nell'analisi, sul podio dei maggiori rialzi entrano due titoli che non sono tra il settore dei bancari, per cui tante cose oggi da vedere e cominciamo subito senza girarci troppo intorno. Cominciamo dal grafico giornaliero aggiornato del FTSE MIB, 34.750 la chiusura. Oggi siamo tutti piatti, come vedete noi chiudiamo sotto la parità dello 0,03%, il DAX appena sopra, ma sono tutte performance anche negli Stati Uniti che sanno di molliamo il colpo e ci ripensiamo insomma al mercato dopo le feste. Il Dow Jones è piatto 0,0%, S&P 500 più 0,5%, Nasdaq 100 meno 0,21% e poi c'è il Nasdaq meno 0,17%. Per quanto riguarda il FTSE MIB, un'altra settimana al rialzo e questa si chiude in rialzo del più 1%. E 18%, e se andiamo a vedere un grafico mensile, eccolo qua, il rialzo che era già partito da novembre dello scorso anno, ma queste sono le tre candele di inizio anno, gennaio più 1,29, più 5,97 a febbraio, più 6,66, quindi ancora ulteriormente in crescendo il mese di marzo che si conclude appunto oggi. Poco da dire, nel senso che abbiamo raggiunto anche quota 34.800, ci siamo spinti con un massimo a 34.857 punti nella seduta di oggi, ancora una volta quindi c'è stato un tentativo di passare anche quel livello che poi se superato porterebbe direttamente a quota 35.000, 35.200, ma poi si chiude a 34.750. E rimane praticamente assolutamente invariata la situazione grafica, per cui nulla da aggiungere a quello che ci eravamo già detti, se non che adesso diciamo il primo supporto, quantomeno sul settimanale, lo dobbiamo alzare in prima istanza in area 34.400 punti, poi in seconda battuta, un secondo supporto sempre sul settimanale, lo dobbiamo alzare in area 34.000 punti, per cui insomma, al momento, ancora una volta, segni di cedimento non ce ne sono e andiamo a vedere anche i titoli singolarmente. Questo è A2A, ha chiuso la settimana in rialzo del 2,35%. Se vediamo il grafico mensile, disegna una doji, siamo in assenza di corpo che va però a confermare la bontà insomma del supporto che vi avevo già indicato più volte, quello di area 1,60 poco sopra, che ha tenuto ancora una volta, ma per chi aveva visto l'ultima panoramica dei titoli che avevo postato giusto settimana scorsa, avevo evidenziato il fatto che a mio modesto parere questo supporto sarebbe stato messo ancora una volta sotto pressione, così è stato, e la prima resistenza questa volta l'avrei vista in area 1,67. Ebbene, ha chiuso a 1,67,35, il massimo della settimana 1,68, per cui direi che siamo lì, insomma, mi pare di averla vista giusta e si conferma, insomma, che A2A
Per il momento è ancora in un downtrend di breve, ma finché c'è supporto, come si suol dire, c'è speranza. Per cui finché si manterrà su questi livelli e non cederà, insomma, ogni discesa, insomma, varrebbe forse un tentativo di acquisto, per come la vedo io, anche perché lo stop sarebbe piuttosto breve, per vedere qualcosa di più sulla forza. A questo punto, per come ci siamo messi, come ci siamo impostati graficamente, bisogna attendere un ritorno sopra quota 1,76, per cui andare a invertire questa sequenza di massimi e di minimi decrescenti. Dopodiché passiamo ad Amplifon, settimana positiva, ha chiuso a più 6,12%, anche il mensile è decisamente buono, sembra proprio riprendere diciamo la via del rialzo dopo questa correzione dai massimi in area 47,50, chiude a 33,80 e anche qui facciamo un po' il punto della situazione. Vado a memoria con quanto avevo detto nell'ultima panoramica, avevo detto che avrebbe dovuto superare ancora quota 32,70 e trovare anche conferme sopra per fare qualcosa di buono e di meglio. Ebbene, lo ha fatto perché già nella seduta di lunedì il titolo aveva chiuso bene, aveva fatto un massimo a 33,15, che poi è corrisposto anche a livello di chiusura, per cui si è confermato seduta successiva pure, e poi diciamo più della settimana più o meno sui livelli dei massimi, per cui le attese adesso sarebbero per un proseguimento, insomma, fermo restando che se dovesse correggere, prendere diciamo qualche seduta negativa, i 32,70 rimangono secondo me ancora il primo supporto da monitorare. Per quanto riguarda Azimut, la settimana è positiva, più 1,61%, non ha fatto tantissimo. Il mese invece si chiude in negativo, meno 5,05%, ancora una volta non riesce a superare l'ostacolo dei 27-27,30. Vediamo come appunto è stato resistenza per tanto tempo e ancora riesce a mantenere, diciamo così, a bada gli acquisti questo livello. Oggi c'è stato un movimento abbastanza brusco con il titolo che aveva toccato un massimo a 25,86, poi però chiude. In questo momento si è registrato perché è uscita la notizia di uno spin-off dei consulenti finanziari di Azimut, che finiranno in una fintech. Il mercato sembrava aver gradito subito immediatamente la notizia, ci sono stati anche dei buoni volumi, ma per chi segue le mie analisi, avevo indicato più volte come ostacolo il livello dei 25,20 e penso che anche oggi questa chiusura 25,18 vada a confermare quello che già vi avevo detto, e per cui non faccio altro che ribadire lo stesso concetto. Finché non scavalla quota 25,20 definitivamente, poche speranze di andare a ritestare i massimi, quantomeno nel breve periodo. Al ribasso c'è sempre un piccolo gap aperto sotto quota 23, per cui bisognerà capire un po' come evolverà qui la situazione. Per il momento non vedo grossi, diciamo, margini per ingressi, uscite e via dicendo. Per quanto riguarda Banco di Milano, cominciamo a vedere i bancari, più 2,32% la settimana, molto bene, benissimo direi. Il mese di marzo più 6, scusate, più 14,77%, e graficamente, qua lo avevo già indicato nella precedente analisi, ci starebbe un ulteriore allungo in area 6,40 e il primo supporto in questo caso in area 5,80 euro. Dopodiché, Banca Generali, settimana positiva, ma giusto di poco, più 0,30%, si è allontanata abbastanza, diciamo, dai massimi, e del resto l'area dei 37,20, 37,30 è resistenza. Sul mensile siamo messi piuttosto bene, lo vediamo un attimino meglio, eccolo qua. Le speranze, secondo me, per fare ancora un altro test a 37,40, 37,50 ci sono. Il primo supporto in questo caso l'ho lasciato già evidenziato e lo trovo a 36,20, 36,24.
Banca Mediolanum settimanale, settimana in questo caso negativa meno 1,26%. Questa candela potrebbe significare che, insomma, dopo l'ultimo allungo, dopo l'ultimo strappo in direzione dei 10,50 ha trovato un ostacolo, si è fermata a 10,41,5, per cui nel breve gli investitori potrebbero essere così paghi degli ultimi rialzi, che insomma sono piuttosto buoni. Guardate qui cosa è successo tra gennaio e marzo: ha fatto un più 4,51, un più 4,85 e ancora un più 2,27 nell'ultimo mese. Oggi chiude debole, chiude sui minimi. In questo caso, primo supporto quello dei 10 euro, poco sotto a seguire, ma qui lo vedremo magari. Più avanti potrebbe esserci anche un ritorno in area del 9,70, e se volessi invece mantenere così la trend line, quella proprio di breve, quella strettissima la trend line rialzista, potrebbe poi magari incanalarsi ancora quel rialzo e andare poi a vederlo questo 10,50. Non penso nel breve, perché questo 10,41,5 sa un po' di, non dico fine corsa, ma nel breve, insomma, di prese di beneficio potrebbero scapparne. Dopodiché passiamo a MPS. La notizia della settimana è che lo Stato, il MEF, ha ceduto un altro 12,50%. In quella seduta si pensava che il titolo magari potesse andare incontro a delle vendite, ha registrato ovviamente tanti volumi. In realtà così non è stato, anche lui si è mantenuto fedelmente incanalato al rialzo e aumenta, diciamo così, in ottica speculativa il titolo, per cui potrebbe far gola a qualche altro gruppo bancario. E il mese si chiude, scusate, la settimana si chiude però negativa, anzi positiva, più 0,99%. Il mensile è fortissimo, perché fa un più 11,11%. In questo caso i livelli da monitorare: il ritorno in area 4 euro, poco sopra, cifra tonda. Se dovesse perdere il canale rialzista, un approdo in area 3,70 sembrerebbe abbastanza facile, insomma ci starebbe anche tutto. Al rialzo i prossimi step sarebbero in area 4,50-4,60. Beeper, il settimanale positivo, più 3,52%. Questo mese fa un più 19, più 18-19%. È curioso il fatto, ne parlavo anche con gli altri Mac, in particolar modo con Marco, dopo la seduta di ieri, l'impressione è che sul giorno di ieri, insomma, chiamasse un po' il fine corsa. Questa candela che va a rimangiarsi completamente il rialzo del giorno prima, oggi chiude in mezzo, ma ne discutevamo ieri, sul giornaliero sembrerebbe finita. Se poi uno andasse, diciamo, a vedere il mensile, invece sembrerebbe appena incominciata l'avventura, perché con il break dei 3,50 ha dato il vero segnale di forza, si è confermato questo mese e avrebbe ancora spazi al rialzo per puntare magari quota 5 euro nel tempo. Dopodiché, Brunello Cucinelli, la settimana è stata positiva, più 4,64%. Al momento basta la correzione a richiusura del primo gap, 106 l'ultima seduta, volumi abbastanza elevati. Rimango fedele a quanto detto prima, cioè finché non torno sopra quota 108, 108,60, ancora non fa nulla di particolarmente rilevante, perché poi mi dia l'idea che possa, ad esempio, andare a chiudere questo gap e ritornare sui massimi. Attenzione ai minimi area 100, perché il supporto successivo è già segnato qui, area 95, 95,70, e a scendere ulteriormente area 91,20. Magari qui non ci arriva, ma insomma, magari un ritorno a 195 potrebbe farlo. Campari settimana positiva, più 1,13%, non ha fatto moltissimo. Il mese invece è negativo dello 0,62%. Graficamente, quello che è abbastanza evidente, insomma, che fin tanto tiene l'area dei 9 euro, qualche sbavatura sotto, come ha già fatto
in passato va bene, merita sempre attenzione. Bisogna che vedere insomma il superamento quantomeno dei 10 e poi successivamente dei 10,30 per parlare di inversione. Attualmente il trend è ancora ribassista da praticamente un anno, insomma, luglio 2023. Diazorin chiude la settimana in rialzo dell'1,50%, confermo quanto vi ho detto già nelle precedenti analisi sulla forza, se lo si può guardare solo sopra i 98 e meglio ancora sopra i 108 euro, sulla debolezza il supporto più importante, quello che per adesso tiene, è area 84 o poco sotto. Tra gli 83 e 84 dovrebbe essere tutto un livello supportivo, titolo che ancora arranca e penso che arrancherà anche in futuro. Dopodiché Enel ha fatto la puntatina ai 6,20, livello segnalato sul canale Real Time. Avevamo detto prima una prova in area 6,12, appena superato quello si dirigerà probabilmente in area 6,20. Oggi ha fatto un massimo a 6,19,6, per cui direi che potete darmela buona per questo titolo. Io penso insomma che il futuro sia abbastanza roseo, non me lo aspetto tornare tipo in area 5,50 o giù di lì. Penso che il peggio per quest'anno lo abbia visto in area 5,80, 5,83, e adesso però deve dare qualche segnale in più, per cui il segnale in più arriverebbe solo con conferme sopra i 6,20, 6,25 ancora meglio, e in caso di ribasso curate l'area dei 6 euro. Dopodiché passiamo ad Eni, che ha chiuso la settimana in rialzo del 2,05%. Ha fatto qualcosina di più, il mese è positivo, più 2,81%, ha fatto qualcosa di più perché quantomeno si è portato sopra l'area dei 14,50. Oggi la candela non sembra davvero convinta, vediamo se ripiomba nel solito trending range 14,20-14,50 già da martedì, o se invece trovo invece la forza di allungare. In questo caso la direzione sarebbe subito lì, 15 euro pronti. ERG, e qui incominciamo con le note dolenti perché è uno dei titoli che ha fatto peggio durante il primo trimestre dell'anno. La settimana si chiude ancora una volta negativa, è la terza settimana consecutiva, meno 1,44%. Il mese è ancora peggio perché chiude in ribasso del 7,62 e siamo già al terzo mese. È ritornata praticamente sui livelli dell'apertura di novembre e rimane sempre, i prezzi si stanno muovendo in direzione della spike al ribasso, per cui attenzione che non venga ceduto questo minimo dopo la trimestrale, quindi 23,02, perché poi vi sarebbero il prossimo supporto sarebbe in area 22,20, 22,30, e qualcosa di meglio dovrebbe farlo, insomma, se riuscisse a trovare qualche conferma sopra i 26 euro. Dopodiché Ferrari questa settimana più 0,62. Hanno alzato i top price, qualcuno li aveva abbassati giusto non più tardi di 10 giorni fa, li aveva portati addirittura in area 329, secondo me già dichiarato non fattibile, in quell'area di prezzo lì la vedo troppo bassa attualmente per i livelli che ha raggiunto Ferrari. Adesso si parla di top price in area 450. Il mese è stato buono, più 3,62%, ma la galoppata vera fulminante l'ha fatta a febbraio, più 20,45. Da questi livelli io un consolidamento me lo aspetto sempre, per cui adesso l'asticella sul proprio il primissimo supporto è 3,95, ancora meglio se dovesse correggere qualcosina di più in area 3,80. Al rialzo sì, può andare per i 4,50. Mi stupirei se facesse questo, continuasse questo movimento al rialzo fino al successivo step. Fineco, settimana più 1,13%, mensile più 8,65%, forse si sta scrollando, diciamo, un po' di
così fastidi avuti recentemente, è rimasto un po' indietro rispetto ai bancari. Sul grafico giornaliero ci sarebbe un bel testa spalla rialzista. Così in canna, vediamo se lo metterà a segno. In questo caso, col superamento di questi massimi, per cui dobbiamo attendere lo sforamento dei 14,30, potrebbe allungare velocemente, allora puntare sì nel tempo alla ricopertura dei 15,50. Invece, per un primo supporto, in questo caso, se dovesse incominciare invece a faticare a superare il livello dei 14 e qua in area 13 e 20, 13 e 10. Generali assicurazioni, settimana più 1,12, ci vediamo anche il mensile ha fatto un più 7 e 0,3. Qui la salita è davvero verticale, chiamerebbe qualche presa di beneficio da questi livelli, almeno diciamo in area. Alziamo l'asticella e la portiamo in area 22,70, per cui una correzione del genere, quantomeno che questa salita, insomma, che sembra veramente un ascensore lanciato nel cielo, trovi qualche gradino, ecco, non, nulla di preoccupante, ma insomma, me lo aspetto. Dopodiché, ERA, Utilities, settimana negativa, meno 0,73%. Invece il mensile è positivo perché chiude in rialzo del 2,19%, rimane ben incanalata a rialzo, qui il primo supporto in area 3,20 e primo target invece a rialzo era quello che avevo già segnato in area 3,60. Intesa San Paolo, confermo che mi sembra voler recuperare il terreno che ha perso nei confronti di UniCredit durante lo scorso anno. Più 2,06 la settimana e il mese si chiude in rialzo del 14,47%. Anche qui salita piuttosto verticale. Il 3,40 tondo ci starebbe ancora come livello da vedere, magari prima di una correzione, e a scendere 3,25, 3,20. 3 e 10 i primi supporti da monitorare. Qui i target li hanno portati in area 4 e 50. Interpump, settimana positiva più 2,40%, il mese anche questo positivo più 3,03%. Rimane un titolo insomma che mi risulta sempre un po' difficile da inquadrare, per cui vi posso semplicemente segnalare area 43 in caso di ribasso e il superamento dei 46 per magari un trade veloce a ricopertura del gap in area 47. Dopodiché, Italgas, settimana positiva più 2,47%, mese anch'esso positivo più 7,04% e graficamente è interessante perché anche qui ci sarebbe un testa spalle rialzista, forse meno evidente degli altri, ma se dovesse andare a breccare 5,43, 5,44 avrebbe margini di salita almeno in area 5,60, 5,70 e a ribasso primo livello da monitorare quota 5,25. In WIT, grafico della settimana, meno, praticamente piatto, meno 0,09%, c'è stata una reazione sul mensile più 2,88%, il livello è quello che rimane sempre qui in evidenza, quello dei 10,22 in caso di nuovamente di discesa, primo segnale positivo e ritorno sopra quota 11. E passiamo al podio perché abbiamo Iveco. Questo è un titolo che questa settimana l'ha chiusa poco sotto la parità, meno 0,29%. Sembrerebbe condizionale ed obbligo poter aver trovato un massimo nel breve periodo, per cui ha fatto massimo a 14,21,5. Questa settimana ci ha lavorato un po' e non è riuscito a superarlo, ma
dico che siamo nel top 3? Perché qui la salita tra gennaio, febbraio e marzo sfiora praticamente il più 57%. Va da memoria, ha fatto un più 21,68, più un 14,81 e il mese di marzo si chiude con altro 21,27%, per cui la salita anche in questo caso è stata esplosiva, in gran parte legata, diciamo così, alla parte della difesa di Dzeko, che sta andando piuttosto bene insieme a Leonardo, che è il prossimo titolo che andiamo ad analizzare. Qui il primo livello da monitorare è il ritorno su area 13,40-13,30, il primo supporto, e a scendere, diciamo, la tenuta di questo minimo in area 12. 86 sulla forza, se dovesse breccare ancora questi massimi, darebbe quell'ulteriore input al rialzo per poi raggiungere quota 15 e anche più in alto. Penso che questo titolo, nonostante l'up clamoroso, alla fine dell'anno lo troveremo su livelli ancora più alti. Leonardo, e qui abbiamo il secondo titolo che ha fatto meglio nel trimestre, se la sono giocata appunto lui e Eco. Questo è il grafico settimanale. Il settimanale si chiude in rialzo del 4,11%. Il mensile è abbastanza evidente anche qui con un strappo a gennaio più 8,50, a cui è seguito un più 21,91 e un 17,84%, per cui altro titolo davvero che è partito a rialzo e non si è più fermato. Qui il primo supporto lo vedo in area 22 euro e il prossimo target in area 25 euro. Mediobanca settimana, ok, più 3,06%, 13,81 e il finale di settimana, e il mensile fa più 9,65%. Come tanti altri bancari, se si guarda magari il grafico giornaliero sembrerebbe con il collo tirato, se si guardasse un grafico mensile, anche qui ha violato delle importanti resistenze e questo mese si è portato sopra un'altra resistenza che era quella dei 13 euro e ha chiuso a ridosso di un altro livello critico che è quota 14 euro tonda. Per cui magari un allungo a 14 euro lo fa, magari anche nei primi giorni di aprile, dopodiché me lo aspetto un minimo di pullback, 13 euro il primo supporto, e se invece volesse sorprendere, spaccare anche 14 euro e diretta 15. Moncler, settimana ok, positiva anche per questo titolo, più 1,50%, graficamente è abbastanza evidente come l'area dei 70 euro sia lo scoglio, perché se dovesse breccarla andrebbe in territori sconosciuti, quindi nuovi massimi storici. E dopodiché si andrebbe a braccio, primo target in area 75. Se invece dovesse faticare e fare come ha già fatto in passato, primo livello da monitorare area 62, poco più sopra, insomma. Nexi, altra nota dolente perché è il titolo che sta facendo peggio in questo inizio d'anno, la settimana negativa dello 0,71%, il mese è negativo del 13,29%, e poco importa che l'altro giorno sia uscita la notizia, che poi è una non notizia della partnership che comunque è stata ufficializzata con UniCredit per i pagamenti digitali. Quando è uscita la notizia l'altro giorno, il titolo aveva fatto una puntatina sopra quota 5,90, si è spinto in area 5,95-5,96, anzi ha fatto un massimo a 5,98,2, ma poi chiude la settimana a 5,87,4, poco sopra i 5,83, per cui l'ultimo su un fondo di Singapore si è sfilato. Per cui io rimango ancora una volta della mia e lo ripeto, io un ritorno in area 5,50 lo vedo abbastanza probabile e spero per il titolo che lì si fermi, perché se si ferma lì allora si può magari incominciare a ragionare, a pensare che il peggio sia alle spalle e che poi magari la seconda parte dell'anno possa fare qualcosa di meglio, se non altro ritrovare area 6 e poi area 7 euro magari entro la fine dell'anno. Non lo so, non è un titolo che mi piace particolarmente, più che altro il business.
Dopodiché passiamo a Pirelli più 1,61%. Questa mattina è uscita la news che vado a rileggermi perché non ricordo chi aveva alzato il top price. Era uscita la news sia su Pirelli che su Saipem. Pirelli sì, ti ha alzato il target price da 6,40 a 7,30. Confermando il giudizio buy, e già ve lo anticipo, per quanto riguarda Saipem, Barclays ha alzato il target price da 2,50 ai 2,90 euro. Poi sono anche quelli su cui già la gente incominciava a ragionare, visti i 2 euro superati, hanno già incominciato a ragionare sui 3 euro. E va bene, ragioniamo anche sui 3 euro, ma per adesso torniamo su Pirelli. La candela giornaliera, cominciamo da questa, non è il massimo della vita perché ha praticamente infilato un ups ribassista. Era partito forte appunto con questo nuovo top price innalzato, poi però ha chiuso a 5,676, ha richiuso il gap. Ovviamente, candela non emozionante. Qui il primo livello da monitorare, diciamo i 5,40, 5,30, e poi se dovesse trovare conferme sopra i 5,80, allora lì sì che può cominciare a puntare quota 6 e poi anche quota 6,50. Questo è un titolo che ho inserito tra i miei preferiti per l'anno, insieme ho indicato Unicredit e D'Amico. La settimana comunque si sì, è positiva, più 1,61%, il mensile è positivo del 4,15%. Ok, passiamo oltre, andiamo a Poste Italiane. La settimana è positiva, più 1,44%, il mese è assolutamente positivo, più 7,06%. Graficamente si sta muovendo bene perché ha corretto piuttosto velocemente, ma poi si è già fermato sull'area degli 11,37 dove ha trovato questi minimi. Si è portato a 11,60. Vediamo se sarà già in grado di riprendere, quindi magari andare a uncinare al rialzo per target 12,50 o se avrà bisogno di un ulteriore consolidamento. I livelli a questo punto 11,36, primissimo supporto, a seguire area 11,20. E passiamo a Prysmian, la settimana meno 2,02%. In questo caso mi sembra che insomma con l'avvicinamento a quota 50 ha fatto un massimo a 49,39 e questa settimana scusate, ha fatto un massimo a 50,10, per cui 50 euro li ha toccati. Questa settimana ha fatto un massimo a 49,95, per cui mi sembra che nel breve sia arrivato e ha fatto comunque sia un mese super più 5,08%, ma anche il mese prima aveva galoppato più 12,03 e qui il primo livello da monitorare 47,70 e poi un ritorno magari in area 45,60 che darebbe un pochettino più fiato alle quotazioni. Ecco, passare dai 50 e tornare in area 46 sarebbe tanta roba. Non so se arriverà fino lì, non ci credo molto, però magari 47 li fa. Anzi, portiamocelo sopra 47. Segnale positivo sulla forza, ovviamente sopra quota 50. Ricordati, è un titolo che in questo momento non mi sembra messo benissimo, meno 2,14 la settimana e anche il mese lascia qualche perplessità, meno 1%, lascia perplessi il fatto che due per due volte sul mensile sia andato a superare quota 53, ma abbia trovato uno scoglio non da poco in area 53,30, 53,40, 53,32 mese di febbraio, 53,38, quindi leggermente sopra, ma poi torna giù e mi chiude e ritorna praticamente sui livelli di inizio anno. Qualche perplessità in più ce l'ho, per cui mi aspetto che magari possa scendere, diciamo, da questi livelli, per cui primo supporto area 50 euro tondi, a seguire area 49 euro. Se dovessi invece bleccare i 53 e 30, 53 e 40 darebbe quell'input decisivo.
E passiamo a Saipem, i top price che sono stati aggiornati già, ve li ho detti. Chiude a 2,26,2 la settimana in rialzo ancora una volta dell'11,70%, il mensile super più 34,56%. Saipem sembra, dico sembra, direzionata in area 2,50. Addirittura ha fatto questa settimana un'ulteriore accelerazione perché nella seduta del 26 marzo ha aperto in gap e non l'ha nemmeno richiuso, non l'ha nemmeno richiuso nonostante la candela rossa di ieri. Oggi sembra andare praticamente a inficiare questo movimento, però noi i supporti, primissimo ricopertura gap e poi un ritorno in area 204 ci starebbero tutti, secondo me. Se volesse rifiatare un attimo e poi sì, magari ci vada anche a 3 euro. E allora se Saipem va a 3 euro, allora Tenaris dovrebbe andare a 25-30, se questa è la pietra di paragone. Però questo è un altro discorso, magari lo faremo un altro giorno. Passiamo a Snam, più 0,32% la settimana, più 1,27% il mensile. E non si schioda però, non si allontana mai troppo dal supportone dell'area 4,30. L'ultimo a lungo si è portato in area 4,41 e pare faticare, poco da dire, se non quello che ho già detto, sembra aver perso un po', diciamo così, di direzionalità, quantomeno, perché rispetto ad altri titoli del settore non sta dando grandi soddisfazioni, insomma, in questo momento ci sarebbe di meglio tra le utilities, però è un titolo che non mi dispiace anche se ha dei tempi biblici, ecco. Comunque sì, ogni ritorno in area 4,30 secondo me varrebbe la pena di un acquisto, lo stop sarebbe piuttosto stretto e andarlo a rivedere magari sopra i 4,55. Stellantis, ieri, anzi l'altro ieri, quindi il mio penultimo video a commento della seduta, avevo richiamato l'attenzione su questa candela che poteva far partire forse una correzione. Avevo detto però attenzione perché una singola candela non fa primavera, per cui non gridiamo al lupo, insomma, subito. Nella seduta di ieri sembrava in effetti aver, diciamo, in parte negato questa discesa. Oggi però chiude, se andiamo ben vedere, anche sotto il minimo di questa candela, per cui attenzione perché ci sarebbero spazi per una correzione per quanto riguarda Stellantis, che pur ha fatto benissimo, anche se è chiuso la settimana a ribasso del 2,19%, il mensile ha fatto un rialzo del 9,16%, per cui prossimi step, magari un ritorno su quota 26 e ancora meglio su quota 25 potrebbe farli. Mi stupirei se andasse a breccare velocemente i 27,37, ovvero i massimi storici. Dopodiché, STM, settimana praticamente piatta, meno 0,09%, il mese invece è negativo del 4,32% e anche qui confermo quello che vi avevo già detto, per cui primo livello da monitorare, quota 39 euro. Sembra che faccia fatica, insomma, anche a mantenere quota 40, per cui lo metterei abbastanza probabile, insomma, un retest da quelle parti lì, che però andrebbe attenzionato perché il livello è interessante. Sotto non penso ci andrà, quantomeno nel breve, a meno che non salti fuori qualche casino sui tech negli Stati Uniti, ma non sembra questo il periodo, sinceramente. E per fare meglio, ma faremo in tempo a riparlarne più e più volte ad aprile, almeno sopra quota 44, con conferme però. Dopodiché passiamo a Tenaris. Dicevo, se Saipem va a 3 euro, allora Tenaris dovrebbe essere la volta buona che si lascia alle spalle delle importantissime resistenze. Andiamo a vedere innanzitutto il mensile. Siamo qua. Però il tentativo secondo me lo fa quello di andare in area 19 euro. E se dovesse passare lì,
Allora lì poi potremmo incominciare a correre, perché se spacca 19, 19, 20 avrebbe giusto qualche ulteriore resistenza intermedia, ma poi l'allungo potrebbe essere facile in area 23, se lo fa, perché finché non lo fa nulla si può dire. Siamo sui livelli di resistenza, la settimana si è chiusa positiva più 0,30%, ha corso abbastanza anche questo titolo nel mese di marzo, ha fatto un più 11,54%, ma insomma questi appuntamenti con area 18 sono sempre più frequenti e tra l'altro è partito l'ultima risalita, ha preso veramente spazi perché torniamo al 2020 ed eravamo in area 4 euro. Non so se ci rendiamo conto da dove è partito questo titolo per ritornare lì. E chissà che non sia, diciamo, la volta buona. Oggi sembrava voler cedere qualcosina, magari tornare sui 18 euro, poi ha recuperato, ha fatto un minimo 18,14,5, ha chiuso a 8,31,5. Segnale positivo se brecca i 18,50 per un lungo veloce in area 19 e anche qualcosina di più. Un segnale negativo, o quantomeno di un possibile poi ritorno allora sul supporto dei 17 euro, solo se dovesse perdere, diciamo, quota 17,76. 17,76, se lo rompe, si ritorna a 17. Terna, settimana negativa, meno 0,83%, mese però positivo, 5,74, e mese che rilancia un po' questo trend che comunque sia è ancora fortemente rialzista, che ha provato a portarsi e a confermarsi in area 8, ma non ce l'ha fatta. Può essere quindi che occorrerà insomma andare a ripescare un po' di denaro su livelli più bassi, 7,60, primo livello supportivo, ma se dovesse correggere qualcosina di più, 7,20, step 2. E passiamo a Telecom, udite udite, la settimana è positiva del 4,60%, ma nulla toglie il fatto che sul mensile abbia perso il 19,06 e sia come al solito, tra i titoli peggiori del FTSE MIB. Poco da dire, sono aumentate in maniera esponenziale le posizioni short, nonostante sia su questi livelli 0,22,50. E io non faccio altro che ribadire che mi attendo un test sui minimi prossimamente e che se volesse fare qualcosina di meglio, insomma, 23,50 primo livello da superare, più ostico quello riportarsi sopra quota 0,25. Unicredit, siamo ormai in dirittura d'arrivo. Io vi ricordo che fino a Pasquetta è attiva la promozione per provare i nostri servizi basic, canale premium, servizio real time e la combinazione di questi, quindi quella scontata premium real time che è compreso nell'abbonamento del servizio premium, ok, ma abbiamo fatto anche una combinazione con il canale basic, per cui quello con l'operatività ridotta, magari chi ha poco capitale o comunque sia gradisce un'operatività più così più ristretta, più tranquilla, il canale giusto. E appunto c'è la promozione, vi lascio nella descrizione di questo video tutti i prezzi e basta scrivere una mail, insomma, per attivarla vi diciamo tutto. E poi si riparte già da lunedì, mi inserisco nel weekend, così vedete magari la panoramica di tutte le posizioni aperte nei nostri portafogli, poi insomma, si riparte insieme se volete. Torniamo a Unicredit. Unicredit più 4,70% la settimana, più 13,80% il mensile. Ed è un titolo che anche questo qui tra i bancari mi stupisce e per la serie vendi e pentiti mi devo pentire perché lo avevamo mollato noi come canale premium a 31, poco sopra. Lavoravo in portafoglio dalle 19:10 e sembrava davvero un ottimo rialzo. Sembrava la fine, invece, alla fine non era, anzi, sta continuando. E dobbiamo solo augurarci a questo punto che faccia una correzione, ma per poi rientrare long su questo titolo perché è troppo forte, come sono molto forti anche altri bancari, Banca Intesa, Bipper, vi dicendo.
sarà ancora un buon anno per i bancari, anche la seconda parte dell'anno, nonostante le correzioni che dovranno arrivare prima o poi. In questo caso, diciamo un livello che andrei a monitorare a questo punto, quando si deciderà a scendere, a perdere un 10% di tutto questo rialzo, per cui un ritorno magari in area 32 potrebbe starci, casomai volesse regalarci una gioia di un ringresso su poco sopra per quanto diciamo l'abbiamo mollato noi. E vi ribadisco il concetto, penso un buon anno per i bancari, perché abbiamo capito che insomma ci attendono ancora 2-3 tagli da qui alla fine dell'anno, ma poi il tasso neutro sarà magari intorno a un 2-3%, per cui non riporteranno più i tassi a zero o sotto zero. È cambiata l'aria, per cui correggeranno qualcosa di bancario, ma insomma avranno dei buoni introiti anche in futuro. Siamo con l'ultimo titolo, Unipol più 1,01% la settimana, il mese più 4,49%, l'exploit l'ha fatto ovviamente il mese scorso, più 29,03%, e il supporto, quello che andremo a monitorare io, rimane sempre quello, anzi più si allontana più diventa interessante, per cui curate l'area dei 7,46. Ora questo titolo per me può fare quello che vuole, continuerà a salire, magari andrà anche a 8 euro, ma insomma entrare così un po' alla garibaldina lo ritengo abbastanza rischioso. Questa è la mia opinione, come al solito non sono consigli per gli acquisti e di vendita e vi dicendo. Grazie per l'attenzione, vi rinnovo gli auguri di buona Pasqua, lasciate un like, iscrivetevi al canale, magari abbonatevi pure al canale per sostenerlo e ci vediamo presto.